Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Giulia per chi non mi conoscesse, già si muore di caldo, evviva! Madonna, è arrivato quel periodo in cui stare sotto le luci è infernale e quindi solo per lo sforzo mi merito un like. A parte le cavolate, oggi sono qua a fare un'altra cavolata, perché le cavolate non finiscono mai, ovvero andrò a mischiare tutti i miei correttori. Che sono qui, vi lascio poi una foto così li vediamo tutti insieme. Nella speranza che esca fuori un colore decente. L'ultima volta ho mischiato tutti i miei fondotinta, vi lascio il video qua sopra, così se volete recuperare potete andare a vedere. Diciamo che non è andata malissimo, poteva essere meglio sicuramente, poteva andare anche peggio. Ma non vi dico niente perché se vi interessa andatevi a guardare il video. Io direi di non perderci in troppe chiacchiere e di iniziare, perché sennò qua non finiamo più. Allora, primo correttore che andiamo a mischiare è questo qua di Too Faced, il Born This Way. Li andrò a mettere tutti qua dentro, in questa cosa gigante, non so se l'avevo già detto. Tra l'altro lo scovolino non prende tantissimo prodotto, però vedete, non prende un cavolo di prodotto sto scovolino. Andiamo al secondo. Correttore di Banana Beauty nella colorazione Fair Neutral. Se riesco vi dico le colorazioni che magari vi possono interessare. Questo correttore non è male, forse un po' pastosino. Non vi sto a far vedere tutti i passaggi perché fidatevi, lo metto, giuro. Terzo correttore di MULAC, il Dorian Concealer. In realtà questo è quasi finito, quindi ci sarà poca roba dentro. Ed è nella colorazione Masquerade, che è quello pescato. Qua c'è poca roba da prendere, purtroppo. Bourjour Ultimix, questo qua nella colorazione 51, che sarebbe Clear Light, ma è giallissimo, quindi sto cercando più o meno di mettere la stessa quantità. Questo non è br un brutto correttore, l'unica cosa che è molto giallo, quindi se avete una base fredda non fa proprio a caso vostro. Passiamo a Revolution, il vecchissimo Conceal Define, che questo è nuovo praticamente, non l'ho mai aperto. Perché in realtà ne avevo un altro, l'ho già provato come correttore e non mi dispiaceva, forse un po' asciuttino. Non è un brutto colore, devo provare a riutilizzarlo. Abbiamo più o meno colori molto simili tra loro, quindi non è che c'è tutto sto mix. Prossimo correttore che ho stramato ed è quasi finito, questo qua di Avon. New Touch nella colorazione NW10, perfetto come colore, anche questo un po' giallino, però un giallino che non mi disturba. Can't Stop One Stop di NYX nella colorazione Soft Beige, che per me è scura, però non è un brutto correttore, anzi molto bello. Scusatemi la faccia gonfia che ho oggi. Mini size Tarte Shape Tape, questo nella colorazione Fairlight Neutral, leggermente chiaro per me, ma basta usarne poco. E questo è molto coprente e anche molto pastoso come tipo di correttore. Diego della Palma, passiamo da un expensive all'altro. Questo è il Makeup Studio correttore zero occhiaie in perfezione nella colorazione 111, che è scura, sono sicura, perché l'avevo preso per provarlo, ma il colore è veramente molto scuro. Allora, prossimo Neve, che sono Ristretto Concealer. Questo è un correttore molto carino che vi consiglio. Ne va usato però molto poco, perché se ne usi più di una dose consigliata, fa un po' un pastone sotto gli occhi, infatti ne va usato molto poco. Speriamo che esca un colore decente perché la mia faccia oggi è veramente disastrata. Altro correttore, She Glam. Questo è un correttore un po' vecchiotto che forse ho usato un paio di volte che non mi piaceva. Poi, sempre She Glam, abbiamo questo correttore qua, Bright Eye Cooling, che è fatto tipo l'Overachiever di MULAC, sì, di MULAC,
di Uda e con fatto così. Questo è un bel mattone, come correttore, copre anche i tuoi peccati. Ok, e questo è anche andato. C'ho qualcos'altro in tubetto? Sì. Questo meravigliosissimo correttore di espresso, lo amo follemente, sottile, leggero, non fa texture, pazzesco. Questa dovrebbe essere la colorazione 1, che per me è scura, va bene d'estate, infatti l'ho usato l'estate scorsa praticamente tutta la faccia. Bellissimo. Ho visto che hanno fatto anche la colorazione più chiara, che penso che comprerò appena mi va di spendere dei soldi, perché comunque non costa poco. Questo è molto bello, molto molto bello. Di Wycon, che è il Cover Bomb Concealer che mi era stato consigliato da qualcuno di voi nella colorazione Light Peach. Bello il correttore, il colore è un po' troppo bianco per contrastare, secondo me, le occhiaie. Se fosse stato con meno bianco dentro, sì, sarebbe stato molto più bello. Questo di Kiko, così mi tolgo già quelli più scuri. Questo qua è un bellissimo correttore aranciato nella colorazione 12, non so se c'è, si chiama Skin Tone Concealer. Non so se esiste ancora, me l'avevano regalato. Praticamente sto facendo il giro con sto coso, vabbè. Poi mi tolgo gli scuri, vado a metterli tutti questi, sono della stessa linea. Studio Fix di MAC nelle colorazioni NV15, NC25, NC48 e NV50. Sono di due sottotoni diversi, caldo uno freddo, mettimi a fuoco, grazie. Sono di due sottotoni diversi, uno caldo e uno freddo. Questi di solito sono quelli che mischio per trovare il tono giusto quando mi capita di truccare gli altri. Infatti li uso principalmente sugli altri. Secondo me uscirà fuori un correttore di un colore improbabile, con tutti i sottotoni diversi che ci sono. Essence Camouflage Plus Concealer, uno dei correttori più coprenti di Essence. Secondo me, oddio, adesso ce n'è anche un altro che è bello coprente, però questo è stato il mio primo vero amore, quindi amo. Essence, andiamo avanti sempre con questo, il Multitask Concealer, che anche questo, come potete vedere, è quasi finito. È ridotto in condizioni pietose. Ok, allora la situazione adesso è così. Fa un po' schifo. Tra l'altro, sono fatto tutto il giro, non so perché, lasciatemi stare, che sono pazza. Oggi sono stonatissima. Vai, proviamo con Dermacol, questo qua che non mi è piaciuto per niente perché nonostante il fondotinta sia tipo stucco di questo qua, il correttore è acqua fresca, fa proprio niente. Ma niente. Infatti ci sono rimasta malissimo perché mi aspettavo tutt'altra roba. Dovrei riprendere la serie dei miei provi correttori, magari la rinfresco, la rifaccio, così butto via anche della roba, perché c'è qualcosa da buttare sicuramente. Allora, passiamo a una NYX, questo è praticamente finito, il Bare With Me. Questo correttore, come potete notare, mi ha fatto schifo. Sono ironica, ovviamente. Questa è la colorazione 3. La usavo d'estate, infatti l'ho usata tutta l'estate. Sì, mi pare che sia la colorazione 3, adesso non riesco a trovarlo dove è scritto. Vabbè, sì, sono sicura che sia la 3. Infatti, sì, la numero 3, vaniglia. Vanilla. E questo qua l'ho usato tutta l'estate perché è scuro per il mio incarnato invernale. Però d'estate era perfetto e lo usavo tipo fondotinta perché è leggerissimo, però copre bene. Non è super coprente perché non, assolutamente non ha quell'intento lì, però amalgama bene tutto, cioè diventa tutto molto più uniforme con questo qua, quindi a me è piaciuto particolarmente. Ok, andiamo avanti senza troppe remore. Elf Camo Concealer, questa è la versione classica, quello matte. Finish e questo interessante, sicuramente
impegnativo perché se hai un contorno occhi secco è un po' impegnativo. E io ho la colorazione Light Sand. Vabbè, consigliatemi un correttore che vi piace, magari che sia anche economico, perché no? Io punto sempre verso il low cost perché di sti tempi i soldi sono sempre pochi, per me lo sono sempre stati, quindi preferisco spendere meno possibile. Poi andiamo a ULAC. ULAC, questo correttore qua che so piacere a molti, nella colorazione Ivory, che è giallo, ma proprio giallo, ve lo faccio vedere quanto è giallo. Cioè, lo vedete quanto è giallo rispetto alla mia mano? Che io non sono rosa, sono neutra, neutra calda. Giallo, peccato perché è un bel correttore, ma il colore è improponibile per me. Allora, facciamo una tripletta con Astra, che ho tre colorazioni, del Fluid Concealer. Questo qua mi piace, è leggero. Questo qua di solito lo utilizzo se voglio una cosa leggera o se devo truccare pelli un po' più mature, perché è molto elastico e secondo me va benissimo per quella cosa lì. Allora, se la fotocamera collabora andiamo avanti, se no vi beccate il video a metà. Allora, prossimo correttore, sempre di Astra, vado a mettere il Long Stay Concealer. Questo qua è veramente molto carino. Consiglio a chi ha un contorno occhi particolarmente secco di idratarlo bene prima di utilizzarlo, perché questo è leggermente asciuttino, però comunque rimane elastico. Unico avvertimento quello. Passiamo al Super Stay di Maybelline. Questo me l'ha regalato la mia amica Francesca. Non è male il colore, però non è adatto a me. Però il correttore di per sé non è malvagio, anzi, molto carino. Poi per toglierci Sheglam, che tra l'altro sono tra i miei correttori preferiti, quindi sappiatelo. Allora, questi sono quelli che uso nel quotidiano. Uno è pescato, l'altro una colorazione normale. E uno è peach, l'altro è fair. Vabbè, io questi due li sto usando parecchio ultimamente, mi piacciono, sono molto belli. A me piace questo correttore di Sheglam perché è coprente ma non full, quindi non vi aspettatevi altissima coprenza perché ci sono altri correttori per quello. È sottile, elastico e sul mio contorno occhi lavora benissimo e mi dura tutto il santo giorno senza andarmi a infilare in cose strane. Una volta che lo fissi, rimane lì. Allora, ok. Poi finendo Sheglam, questo qua che si chiama Complexion Boost. Questo nella colorazione Shell, che per me è un po' gialla, però. E riesco ancora a utilizzarlo. Anche questo qua è fatto così con la spugnetta il covo di batteri, però oh, raga, le fanno così. Molto coprente, la formula interessante, secondo me potrebbe essere una valida alternativa a quello che vi ho fatto vedere prima, sempre di Sheglam. Poi andiamo avanti, siamo quasi alla fine. Questo qua di Sleek, il Lightproof Concealer. Questo non male, ho sbagliato il colore perché è un po' chiaro. Questo è 02 Shot Vanilla. Allora, passiamo a correttori di Primark. Questo correttore qua che si chiama Liquid Concealer, My Perfect Color Liquid Concealer. E sono le colorazioni Almond e Cool Sand. E niente, non è nulla di che. Senza pretese proprio. Ci può stare, costa poco per chi non ha tanti soldi e tante occhiaie. Funziona. Mi sta scendendo l'umore perché la videocamera e il computer stanno cominciando a sclerare tutto insieme. Quindi se mi vedete un po' scazzata è per quello, cerco di riprendermi. Allora, prossimo che vado a utilizzare questo qua di Catrice, Camouflage Liquid Concealer nella colorazione 010 Porcelain, che per me va benissimo. KVD Vegan Beauty, o meglio KVD Beauty, non so più come si chiama questo brand. Questo è il Lightweight Full Coverage Concealer. Scusate, è scritto
grosso così e per me è un dramma. Light 109 come colorazione, tra l'altro questo non è male, l'hanno spacciato per un correttore della Madonna, ma in realtà è un correttore come un altro. Poi un altro mini size di Tarte, questo qua è l'Ultra Creamy Shape Tape Concealer nella colorazione 22N Light Neutral, leggermente chiaro. Un po' meno coprente rispetto al classico Shape Tape, però non male. Un altro correttore di Mesauda, questo qua è il Pro Light Concealer nella colorazione C10, per me è un po' chiaro, però ci stava per fare i punti luce, d'altronde ogni tanto per schiarire un po'. Passiamo all'ultimo correttore liquido che ho, questo qua di NARS, che è una mini size che ho comprato perché, oh mio Dio, che bello questo correttore di NARS! Questo correttore qua famosissimo di NARS, la colorazione crème brûlée, light 2.5 c'è scritto, ed è un correttore orribile per quello che costa, non copre una cippa, è secco, io non so come faccio ad acclamarlo così tanto, ho provato correttori migliori che costano molto meno. Ah, ok, quindi sono rimasti 6 correttori, di cui 2 in stick e 4 in cialda, un pot. Allora, sempre Mesauda, questi sono i One Stroke, questi sono molto belli, molto idratanti, se avete un contorno ecco, contorno occhi segnato, secco, questi fanno al caso vostro. Potete immaginare qual è la colorazione che uso di più. Questa perché è più adatta per contrastare le mie occhiaie, che è la V40. Invece questa è la V20, sì, V20 e V40. E poi ce lo mettiamo qui. Zan. Così. Siamo quasi arrivati alla fine, io non ne posso più, sono stati più intoppi che altro. Bene, siamo arrivati agli ultimi 4 correttori. Iniziamo da Catrice con il... Ciao. L'Ultimate Camouflage Cream Concealer. Questo qua nella colorazione 015 V Fair. Sempre low cost, Sample Beauty. Hello. Erase and Boost Base, questo qua l'ho preso su Beauty Bay, l'ho usato un po', il colore in realtà andrebbe anche bene, però è troppo grasso, cioè si separa dopo un po'. Poi agli ultimi due me li sono tenuti proprio perché così. Ultimi due correttori abbiamo questi qua di Becca, o meglio Smashbox per Becca, perché Smashbox ha acquisito Becca, che è fallita. E sono questi due correttori qua, Fairlight e Medium, che costano un rene e si chiamano Under Eye Bright Corrector. Questi non hanno praticamente nessun tipo di coprenza, ma vanno a contrastare un sacco bene il colore, infatti mi piacciono molto per quello. Vanno usati con un metodo, secondo me, che non è proprio facilissimo per tutti. Anche questi, come vedete, sono abbastanza unticci, sono grassi. Infatti, il mio consiglio è prenderne pochino, metter solo sul dorso della mano e con un pennello tipo da sfumatura andarlo a scaldare e riempire bene le setole. E secondo me, così riesci a utilizzarlo perché ce ne va proprio poco. Perché se ne metti troppo diventa un po' impegnativo sull'occhio. Andiamo a mischiare tutto quanto, così vediamo. Oh, oddio! Settimana potevo scegliere un contenitore più piccolo. Sì, l'avrei fatto se ne avessi avuto uno, semplicemente. Cerco di radunare tutti i colori. Allora, penso che uscirà un colore prettamente correttivo. Perché a vederlo così sembrerebbe proprio un colore tipo di quelli correttivi. Allora, questo sembra essere il colore che è uscito fuori. Potrebbe essere interessante. Sembra proprio il colore che cerco un po' io per contrastare le occhiaie. Bene, bene, bene. Adesso lo andiamo a provare così vediamo se...
coprirà queste occhiaie infernali che ho. È il momento della verità e andiamo a vedere se questo correttore andrà bene per me. Non ne metto tantissimo, è solo qua nell'oscuro. Vediamo, vediamo, vediamo. Prendo un pennellino da sfumatura e vediamo un po' cosa ne esce fuori. Allora, che diciamo? Io ho ad aggiungerne ancora un po'. Devo dire che ha contrastato benissimo. Cioè, le occhiaie non sono del tutto coperte, però guardate la differenza. La vedete? Dal vivo, non so se lo vedete anche voi, magari vi zoom un po', vediamo se riusciamo a far vedere un po' meglio. Non fate caso alla mia faccia, che è massacrata, però vedo un po' di alone leggermente, ma poco. Io già va bene, nel senso, per me già va bene così, uscirei. Vedete un po' giallino rispetto alla mia pelle? Lo vedete, no? Si vede dove l'ho messo. Poi contando che c'ho anche tutti sti rossori intorno, non è che aiutano. Però, boh, dai, non mi sembra malvagio. Che dite? Non mi sembra male il risultato, no? Ebbene, siamo arrivati a stavo anche stavolta alla fine del video. Io, boh, cioè, mi sento abbastanza soddisfatta, più del fondotinta. Mi sembra che abbia coperto bene le occhiaie, adesso l'ho messo da tutte e due le parti. Certo, la mia occhiaia si intravede sempre perché uno c'ha la faccia gonfia, secondo, il colore magari non è proprio adattissimo a coprire il nero delle mie occhiaie. In più, ieri ho fatto baldoria, quindi la faccia è quello che è. Comunque, questa alla fine è quello che ne è uscito fuori e questo è il colore che ne è uscito con tutti i miei 500.000 correttori che adesso alcuni li andrò a buttare perché mi sono resa conto che sono finiti. Io ho questa cosa che li devo tenere lì, però vabbè, ho sporcato dappertutto, a parte questo, come sempre io vi invito ad iscrivervi al canale, a mettere un bel pollicione in su per il supporto, mi raccomando, fatemi sapere qui sotto se avete interesse di vedere qualche altro prodotto mischiato, tipo non lo so, blush, bronzer, non ne ho tantissimi in crema, però possiamo fare qualcosa. Una ragazza mi aveva proposto di mischiare tutti i miei ombretti, ma cioè, gioia bella, io lo farei anche. Ma devo prendermi una settimana di ferie per fare una cosa del genere perché ho tipo 300 palette, non so, cioè ci metterei veramente un'eternità a fare questa cosa, però chi lo sa, magari un giorno, un pezzo alla volta riuscirò a farla, ci metterò 12 anni probabilmente. E niente, quindi magari cose un po' più fattibili che si possono fare, possiamo provare a mischiarle. Anche qualche polvere posso provare a mischiare, tipo dei blush o dei bronzer o cose del genere. Perché no? Si può provare, quello è già più fattibile, non ne ho così tanti. E niente, sto correttore, boh, sembra autofissarsi, ma rimane con questo aspetto idratato. Boh, strano. Vabbè. Detto questo, non mi resta che salutarci e ci vediamo al prossimo video. Ciao!